Ciao a tutti, mi è stato richiesto un video su Maria Mandel. Non ne sapevo più di tanto, sinceramente, così mi sono informata. E l'ho subito associata alla figura della guardiana SS del film Playing for Time, noto pure come la ballata per un condannato, che abitualmente però si trova in inglese, ma sottotitolato. Mi sono subito messa all'opera per saperne di più. Vi racconto. Maria Mandel era un alto funzionario dell'SS, implacabile, sadica, terribile. Figlia di modesti tedeschi con cittadinanza austriaca, un calzolaio e una casalinga, era la più piccola di quattro figli. Nonostante si fosse diplomata in Baviera, non riusciva a trovare lavoro. L'aggravarsi delle condizioni di salute della madre non aiutarono i rapporti già tesi e a un certo punto lei decise di allontanarsi da casa. Trovò un impiego come cuoca, ma presto tornò a casa per occuparsi insieme ai suoi fratelli della madre, che stava sempre peggio. Appena però la donna si riprese, la Mandel si rimise alla ricerca di un lavoro stabile e lo trovò alle poste, ma lo perse per non essere sufficientemente nazionalsocialista. Il colmo! Ripiegò poi trovando un'occupazione come domestica a casa di una famiglia benestante di Innsbruck in Austria. Nel 1938 andò a vivere da uno zio a Monaco, entrò nella Lega delle ragazze tedesche e la sua vita subì una svolta. Decise così di entrare nei reparti femminili dell'SS e superò brillantemente l'addestramento, tanto che fu inviata in un primo lager in Sassonia. L'anno successivo fu trasferita invece al campo di concentramento di Ravensbrück, che in tedesco significa il ponte dei corvi. Fu lì che fece molte esperienze e si distinse per la sua disumanità, per le sue attitudini al comando, tanto da essere promossa al grado di sovrintendente delle prigioniere. Nell'ottobre del 1942 venne trasferita ad Auschwitz passando alle dirette dipendenze di Rudolf Höss, diventando la donna con più alto grado nel campo. La sua natura crudele, incline al sadismo, la spingeva a selezionare i detenuti per la camera a gas e soprattutto a scegliere i bambini che dovevano morire. Si conta che abbia mandato in crematorio circa 500.000 di donne e bambini e molti di loro invece furono condannati da lei a morte per fame. Aveva l'abitudine di punire ogni più insignificante infrazione con almeno 25 bastonate, che potevano diventare anche 50, 75 o addirittura 100. Le vittime del pestaggio erano costrette a contare i colpi in tedesco, ma molte di loro non riuscivano nemmeno ad arrivare a 10 perché perdevano i sensi. La Mandel godeva nel vedere che le sue vittime erano incapaci di rialzarsi dopo aver subito i suoi violenti colpi. A lei piaceva indossare i guanti bianchi immacolati per vedere come si tingessero di rosso con il sangue delle donne flagellate dalla sua frusta. Leggo anche dal National Geographic che si fermava spesso davanti al cancello di Auschwitz all'orario di ritorno dal lavoro dei prigionieri e controllava se casomai qualcuno osasse guardarla. Chi posava lo sguardo su di lei anche per un attimo veniva mandato subito al crematorio. Bastava infatti un suo appunto a penna e una firma per condannare a morte chiunque l'avesse guardata negli occhi. Quando si avvicinava, i prigionieri tremavano terrorizzati perché il suo arrivo significava sciagura. Aveva il potere assoluto sulla vita di migliaia di schiavi, che trattava come se fossero state delle bestie, tanto che li definiva animali domestici. Era implacabile, con la sua mano pesante e il suo temperamento irascibile, abusò della sua aggressività e del suo lato sadico, picchiando i prigionieri a calci o con la frusta, fermandosi soltanto quando le si indolenziva il braccio. Per questo era definita la bestia. Ma torniamo al film. Possiamo riconoscere subito la figura della Mandel. Ma ora vi racconto. Appassionata di musica classica, la Mandel organizzò una banda musicale composta da sole donne prigioniere, dirette da Zofia,
un insegnante di musica polacca. Con freddo, sotto la pioggia, sotto la neve, questa orchestra femminile di Auschwitz aveva il compito di suonare tutto quello che le veniva richiesto. Aveva il dovere di eseguire brani briosi e allegri per dare il benvenuto dal cancello del campo ai nuovi arrivati, o per accompagnare donne, uomini e bambini verso la camera a gas. Obbligate a suonare dei ritmi festosi, che invece flagellavano le loro anime. Erano costrette a suonare quando avvenivano le selezioni, durante le esecuzioni, nel momento in cui i prigionieri venivano picchiati o torturati, o semplicemente quando gli ufficiali nazisti avevano voglia di ascoltare della buona musica in concerto. Le musiciste in cambio ricevevano un trattamento più umano rispetto alle altre prigioniere, piccoli privilegi, mangiavano e vestivano meglio e non erano costrette a svolgere lavori faticosi o all'aperto. La direttrice Zofia assegnava un posto all'interno dell'orchestra a qualunque donna sapesse pressappoco suonare uno strumento, sperando di poter salvare una vita in più. Consegnava gli spartiti, pochi per la verità, solo qualche canzoncina popolare polacca e soprattutto qualche marcetta tedesca, e dirigeva la sua orchestrina nelle interminabili prove. A luglio del 43 arrivò ad Auschwitz Alma Rosé, una straordinaria violinista ebrea, figlia del primo violino dell'opera di Vienna. Maria Mandel non poteva sprecare tanto talento, così sostituì la polacca con Alma, ma lasciò comunque che Zofia restasse nell'orchestra più che altro come interprete per poter comunicare con le musiciste. Nel film si vede spesso la guardiana SS entrare nella baracca con un bellissimo bambino biondo in braccio. Alcune prigioniere di Auschwitz assistettero a una scena indimenticabile. Frau Mandel, impeccabile nella sua uniforme, si fece largo tra i prigionieri quando improvvisamente le venne incontro un bellissimo bambino biondo di 2 o 3 anni, Bavol. Era figlio di Rom, agguantò gli stivali di lei e la tirò per la gonna. Inaspettatamente la Mandel si chinò, lo prese in braccio e lo baciò. La scena era così inusuale che per un attimo l'orchestra smise di suonare. La Mandel si allontanò con il bambino in braccio mentre la madre del piccolo la inseguiva inutilmente, supplicante e disperata. Ora però occorrevano abiti nuovi. Niente di meglio del Canada, il luogo di smistamento dove confluivano tutte le valigie dei deportati. La Mandel trovò quello che cercava, un vestitino da principino, tutto blu. Seduta col bambino sulle ginocchia si compiaceva e fiera continuava a ripetere a tutte le prigioniere: «È bello, vero?» Come una mamma inorgoglita del proprio figlio. Il bimbo si metteva in piedi sulle gambe della SS, le sporcava la divisa con le sue scarpette, la baciava con la bocca sporca di cioccolata. Ma la Mandel rideva e teneva il bimbo per mano, adattando la sua lunga falcata mentre camminava ai piccoli passi trotterellanti del pupetto. Per una settimana la si vide girare così per il campo, sorridente e felice. Ogni giorno il piccolo indossava un completino nuovo, tassativamente blu. Una sera fu annunciato l'arrivo improvviso della Mandel nella baracca dell'orchestra. Entrò completamente coperta da un grande mantello nero. Era pallida, aveva gli occhi cerchiati. Sembrava avesse pianto o forse bevuto molto. Chiese il duetto della Butterfly, che fu prontamente eseguito. Alla fine del pezzo si alzò e tristemente se ne andò, lentamente, senza proferire parola. L'indomani circolò voce che Frau Mandel avesse accompagnato il bambino alla camera a gas. Da qualche parte invece io ho letto addirittura che lo aveva spinto. Gli ufficiali nazisti non avevano gradito che lei circolasse con un bambino rom. Il nazionalsocialismo non lo accettava, quindi lei dovette immediatamente disfarsi di quel piccolo principino blu. La guardiana aveva gli occhi rossi, un'espressione sconvolta nel viso, e le ragazze dell'orchestra piansero per quel bambino innocente che, a detta loro, era stato l'unico che avesse marciato sul cuore della Mandel. In quanto a lei, da Auschwitz fu trasferita in un sottocampo di Dachau.
Con l'arrivo delle truppe alleate fuggì, ma fu arrestata dall'esercito degli Stati Uniti proprio nel paese in cui era nata. Era il 10 maggio del 45. Dopo un anno in carcere fu trasferita in Polonia, dove fu processata. Giudicata colpevole di tutti i reati a lei ascritti, fu dichiarata responsabile della morte di circa 500.000 persone. Mamma mia. E venne condannata a morte per impiccagione, come la sua amica Irma Gris, a cui era tanto legata. La condanna venne eseguita il 24 gennaio del 1948, non in pubblico, ma in una stanza delle esecuzioni nel carcere di Cracovia. Lei aveva soltanto 36 anni. E io aggiungo un'altra bestia in meno sulla faccia della terra. Ciao a tutti, alla prossima!